parlerò del ROI della formazione, cioè del ritorno sull'investimento fatto in formazione. Ovviamente per poter calcolare il ritorno dell'investimento fatto è necessario poter avere degli indicatori da misurare, quindi ci dobbiamo inizialmente chiedere che cosa ci aspettiamo dalla formazione e poter scendere nel dettaglio, per esempio in termini di incremento di fatturato, riduzione dei costi, riduzione del turnover, aumento della produttività di un gruppo di lavoro, eccetera, eccetera, cioè qualcosa che poi di fatto sia misurabile a fine mese. Per quanto questo passaggio sia raramente fatto e al tempo stesso sia assolutamente necessario per calcolare il ROI, non è sufficiente. Anzi, se si tenesse conto soltanto di questi indicatori di efficacia, in realtà si potrebbe andare incontro a delle distorsioni delle informazioni molto importanti, molto pesanti, che influirebbero negativamente sulle nostre decisioni. Queste distorsioni sono dovute al fatto che nel periodo in cui un'azienda è sottoposta ad un percorso formativo, nello stesso periodo l'azienda è sottoposta anche a tutta un'altra serie di stimoli che vengono dall'esterno dell'azienda e dall'interno dell'azienda stessa. Possono essere fluttuazioni di mercato, cambiamenti nelle abitudini del consumo, delle azioni condotte da parte di concorrenti, piuttosto che cambiamenti all'interno, nei processi interni dell'azienda. Ora, tutti questi fattori possono influire sui risultati che l'azienda dà in quel periodo, sia in positivo che in negativo. Ad esempio, lavorando su una rete vendita, potremmo misurare alla fine di un percorso formativo che non ci sono stati incrementi nei risultati di fatturato. Se analizzassimo nello stesso periodo che cosa è avvenuto in generale, potremmo magari misurare che a livello di mercato quel segmento specifico, quel settore specifico ha perso un 6%. Ora quindi, visto alla luce di questa nuova cornice, il nostro risultato pari a zero appare come un risultato positivo. Lo stesso fenomeno ci può essere al contrario, cioè possiamo ottenere attraverso il percorso formativo degli ottimi risultati, poi se andiamo a verificare le altre concause che hanno portato a quei risultati, scoprire che in realtà quei risultati ci sarebbero stati comunque anche in assenza del percorso formativo. Ora, nel primo caso, la decisione sbagliata alla quale arriveremo potrebbe essere quella di tagliare la formazione. Nel secondo caso di continuare con quel tipo di formazione lì anziché rivederla. In entrambi i casi comunque faremo una scelta sbagliata, perché ci toglieremo la possibilità di fare qualcosa di corretto, magari anche di vitale importanza, proprio perché non ci rendiamo conto, non ci stiamo rendendo conto che in quel momento la formazione è di vitale importanza per la nostra azienda. Per poter isolare i risultati portati effettivamente dalla formazione, dobbiamo condurre un esperimento secondo quelli che sono i canoni dell'RCT, cioè dei Random Control Trials, che definiscono sostanzialmente una modalità operativa della ricerca scientifica. In sintesi, la base di questa metodologia consiste nell'avere un gruppo di controllo, cioè se vogliamo ottenere dei risultati sulla nostra rete vendita, prima cercheremo di applicare la formazione soltanto ad una parte, a metà per esempio della rete vendita, e terremo l'altra metà, sulla quale non influiremo con la formazione, come gruppo di verifica. Alla fine confronteremo gli incrementi di risultati che abbiamo ottenuto nel nostro gruppo sperimentale, quello della formazione, rispetto agli incrementi o ai decrementi che ci sono stati nell'altro gruppo. Naturalmente esistono tutta una serie di criteri da rispettare, perché abbiamo veramente la possibilità di realizzare correttamente questa misurazione.